brama la mia cognatina. Non potresti ballare e invece balli. Ma lo sai che ti stai facendo proprio una bella donna, eh? Grazie. Onofrio, vieni qua, guarda i bambini. Io vado a casa. Ho sempre le scatole a me, mi devi rompere. Io non ne posso più. Figlio signore, ma no. Carmela! Ciao! Mi fai Carmela una cortesia? Mi porti da mangiare a mio marito? È nella stalla che non può venire. Va bene, dai. Dammi questo portarancio. Grazie, andiamo. Grazie. Ma quanti bei pulcini che abbiamo oggi, eh? Vado. Ciao. 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 Andiamo, bambini. Andiamo. Vergogna della famiglia! A casa nostra queste cose non si sono fatte mai! Rimani a posto, Peppino! Che colpa ne ha Carmela se quel bastardo di suo marito ha fatto il porco? Ma non vi preoccupate, ci penso io ora a quell'animale. No, per carità, per amore del Signore. Già di guai ne abbiamo abbastanza. Ora chiamiamo a Donna Concetta e la facciamo abortire. Questa cosa deve rimanere in queste miserabili mura. Questa vergogna non la deve sapere nessuno! Ci dovete pensare voi altri a farla abortire. Tante cane trasano, tante ossa da fuori in nicio. Voi altri pensate a farla abortire? Io penso a far scomparire quel porco di tuo marito. Qua non deve scomparire nessuno! Se no ti rompo quella testa dura che tieni! E voi fate quello che dovete fare. Io in queste storie non ci voglio entrare. Sbrigatevela voi altri. Salutiamo. I figli sono tutti uguali. Come sono, sono. Ci stiamo perdendo in chiacchiere. Vediamo cosa dobbiamo fare. Io non voglio abortire. E poi il Signore non vuole che uccidiamo una creatura che è già viva qua dentro. Vota! Adesso fermo che la mano sarà apposta, capito? Ma se ne muove! Fermi, che il muro non è ricchia sindro! È colpa mia! Io ho abbandonato quel porco di mio marito, io mi ammazzo! Ferma, cadete i figli da casa. Quello che deve morire lo so io chi è. Basta. Qua non deve morire nessuno, hai capito? Se non ti ammazzo io con le mie mani! Che non si saluta? Tu sei arrivato e tu saluti. Tu così a me non mi rispondi. Lasciami, se no ti ammazzo! Non mi devi toccare! Tu sei mia moglie e non ti puoi permettere di trattarmi così, hai capito? Non mi devi parlare con questo tono, se no... Se no che? Io non ho paura delle tue minacce. Brava. Fai spaventare pure i bambini ora. Poi a qualcuno di loro gli viene la febbre e ti resta sulla coscienza. No, parli di coscienza tu, ma con quale coraggio? Hai disonorato la mia casa, la mia famiglia, te ne devi andare, vattene, via! Lo sai perché non t'ammazzo? Perché voglio bene ai miei figli. A loro devi ringraziare. Vattene a dormire nella stalla, là dove ci sono gli animali, perché tu sei un animale. La minchia mi ha rotto, ora t'ammazzo! T'ammazzo! Per il perdono rivolgiti a Dio! Non morire!
pozzo secco sarà la sua tomba. Hai ragione, papà. Era necessario. Era necessario. Avanti, mamma, avanti. Un altro piccolo sforzo. Che tu ne hai fatte tante di forzate, come? Forza, Carmelo, dai, che ci sei. Ma perdonare, ma i bambini non si buttano. Sono mandati dal Signore. Avanti, liberati. Liberati, forza, spingi. Spingi. Forza. Qua è, qua è. Finirà. No, sana, è sana! No, gioia mia, no! Brava Suruzza, la cresciamo insieme. Ne ho cresciuti 10, questa con l'altra. Questa piccinita non la cresce nessuno. La dobbiamo portare all'orfanotrofio. La figlia è mia!